Organizzata dall'area marina protetta Isole Egadi e dal comune di Favignana, si è svolta, presso l'istituto comprensivo Antonino Rallo, la cerimonia di consegna agli alunni delle scuole dell'arcipelago delle borracce in acciaio, da utilizzare in sostituzione delle bottigliette in plastica monouso. Obiettivo: eliminare tutte le bottigliette da parte degli alunni, contribuendo così a diminuire le plastiche monouso nelle isole. Le borracce sono realizzate dalla AMP nell'ambito della campagna Plastic Free del Ministero dell'Ambiente, personalizzate con logo e messaggio per avvicinare in maniera friendly i giovani cittadini a comportamenti orientati alla sostenibilità. È importantissima l'azione di oggi per due motivi. Il primo è di natura culturale e di educazione. È giusto che i più giovani vengano educati alla sostenibilità, all'utilizzo corretto dei materiali, usare la plastica quando serve la plastica, usare l'acciaio quando serve l'acciaio. Ma soprattutto il mondo che ereditano è loro, quindi saranno loro ad avere il problema maggiore dello scorretto utilizzo delle plastiche. Quindi è giusto e doveroso, non solo per una ragione culturale, ma anche di vivibilità per le prossime generazioni. Abbiamo acquisito molta consapevolezza ultimamente. Il Favignana e le isole Egadi sono praticamente isole plastic free dal 1° di marzo di quest'anno, e con la consapevolezza di tutelare l'ambiente abbiamo già ottenuto grandi risultati. Per dirne alcune, con la raccolta differenziata abbiamo una media che si attesta intorno al 75%, e questo sicuramente per l'ambiente è un grandissimo risultato. È un modo per far capire l'importanza che in questo momento, specialmente in un ambiente come un'isola che vive nel mare, e quanto è importante cercare di avviare nel miglior modo possibile delle politiche che servano a salvare il mondo dalle plastiche.